la mia migliore amica è Gio, con lei mica lei. È tutto ok, chiamami, chiamatemi Gio. Quando è show, ne vincio. Chiamatemi Gio. Bersaglio individuato. Procedere alla rimozione. Ciao papà, io torno a scuola. Ma come? Anche oggi? Sì, siamo molto indietro con il progetto di scienze. E quando torni? Al solito orario. Ma... A volte non riconosciamo le case più ovvie, anche quando ce le abbiamo davanti agli occhi. Altre volte, invece, ci sembrano ovvie cose che in realtà esistono solo nella nostra testa. Permesso. Oh, carissimo, vieni. Aspetta. Appoggia lì. Oh, vediamo un po'. Come la trova? È splendida forma. Cambiato dieta, eh? Ho eliminato le patatine, come suggeriva lei, dottor Manzi. Bravo ragazzo. Adesso basta con sto dottor Manzi, eh? Per te sono Galileo. Ah, ok. Va bene? Galileo. E allora, questo progettino con la mia puzzola, come va? Quasi finito. Come quasi finito? Di già. Sì, sai, il pannello solare deve essere pronto per la sfilata. Ah, beh, sfilata. Ma... il resto? Ma, insomma, devo ancora rimediare quattro materie. Va bene, quello, vedrai che adesso con Giorgina che ti dà una mano... Dai. Dobbiamo aspettare quattro minuti. Fetta di torta? Fatta ieri sera, buonissima. No, grazie, dottor. No. Cioè, Galileo, mi sa che devo tornare a scuola. Sa, il progetto di scienza. Oh, progetto di scienza. Va bene. Vai. Non farlo aspettare, il tuo progetto di scienza. E Eloïs? Eloïs, puoi passare a prenderla questa sera? Magari a cena? Che dici? A cena. Perché no? Tanto tu e Puzzola fate la strada insieme, no? Quando un grande evento si avvicina, è come se l'aria fosse piena di una strana energia. Un'energia che fa sì che tutti quanti diano il meglio di sé, perché le cose vadano per il verso giusto. E quando dico tutti, intendo proprio tutti. Anche quelle persone da cui un impegno del genere proprio non te lo saresti aspettato. Poco importa se metto di qualche volta, non sono proprio ortodossi. E insomma, stanno terminando i collegamenti con il grill e con le altre attrezzature della cucina. E sono pronte ad iniziare coi test. Sei sicura di quello che stai dicendo, Maltagliati? Sicurissima, prof. Allora mi sa che non ce la facciamo. Accidenti.
Ma come sarebbe praticamente pronti? Cioè, proprio pronti no, però ecco, direi che quasi ci sono. Ma come hanno fatto? È impossibile, è matematicamente impossibile. Passa, passa! E adesso, direttamente da Parigi, un capo veramente di tendenza! Occhio! Barbari! Se acchiappo quel pallone ve lo disintegro. Scusi, prof. Sbaglio, ti vedo un po' nervosa in questi ultimi tempi, Dorotea. Sbaglio, sono affaracci miei grossi. Vedi? Io mi preoccupo per te. Invece... Si preoccupa per me? Ma che galantuomo. Non vorrei che te la fossi presa troppo per la faccenda della sfida. Quale sfida? Perché ci sia una sfida è necessario che ci siano almeno due parti in gara, no? E invece in questo caso è chiaro che c'è solo un gruppo che può vincere. E quel gruppo è il mio. Spiritosa, il tuo sarcasmo non riuscirà a rendere meno amara la sconfitta. Dammi retta. Sei in vena di consigli? E allora ascolta il mio di consiglio. Nel tuo caso, una resa spontanea è più onorevole di una penosa disfatta. Fossi in te non canterei vittoria così presto. I miei ragazzi sono motivatissimi. Mai quanto i miei. Lo vedremo, Dorotea. Infatti, lo vedremo. Grosso. E allora? Sta bene, Lois? Ma a me sembrava un po' fiacca. Però tuo padre dice che è tutto regolare. Sta solo recuperando il peso forno. Beh, se te lo dice papà, sta tranquillo. Che sarà un tipo un po' strano. Ma nel suo lavoro non lo batte nessuno. In effetti strano è strano. Gentile, però. Voglio dire, io gli porto Lois per un controllino di routine e lui le fa esami del sangue, pressioni, vista e pure un test psicologico. E il tutto completamente gratis. E poi si vede che ti ha preso in simpatia. Va bene la simpatia, ma avrà anche altro lavoro da fare, no? Voglio dire, tenersi Lois tutto il pomeriggio. Come tutto il pomeriggio? E quando la riprendi, scusa? Beh, ecco, tuo padre proponeva stasera. Stasera quando? Stasera a cena. Cioè, mio padre ha cena a casa tua? Sì, cioè no, non proprio. Eccolo qua, con uno come papà in circolazione prima o poi arriva sempre il fulmine a ciel sereno delle sue idee strampalate. Insomma, c'era questa ragazza, studiavamo insieme la sociologia dei molluschi all'università, e quelli erano altri tempi, non come oggi che succede tutto un po' più in fretta. Papà? Ma dai, puzzola. Sto solo dicendo che alla fine è una bella fortuna capitare in classe con le persone giuste. No? No? Allora, insomma, sapete com'è. Poi studia che ti studia, ripassa, sottolinea, insieme, evidenzia. Alla fine è inevitabile trovarsi un po', come dire, in confidenza. No, fermi là. Ci penso io. No, lascia, non ti dispiace. Non c'è problema, non è successo niente. Fortuna, ecco. Che a volte un fulmine a ciel sereno è anche in grado di levarti dai pasticci. Ecco fatto. Visto? Cavoli, è la mia felpa preferita. Ragazzi, tutti da me, uno smacchiatore all'aceto che è una bomba. Sì, ma tornate presto, c'è la torta! Ma che disastro. Adesso Ale non tornerà più a cena da noi. Beh, tranquillo, tanto in fondo Ale era qui solo per riprendersi il suo canguro di mare, no? Ma scherzi? È la prima volta che Puzzola mi porta in casa suo fidanzato e guarda. Dottor Manzi, Ale non è fidanzato di Gio. Appunto, deve sentirsi accettato. Pensa all'università. Ale non è il ragazzo di Gio. Come no? Ma se me l'hai detto tu. Ma io ne sono idea che Gio aveva un ragazzo. Ma allora lui non... E quindi lei non... Cioè loro non... Ma, un momento. Se non è Ale, chi è il vero fidanzato di Puzzola? Disturbo? No, figurati, entra pure. Ma cosa guardi? Il reportage della bella serata? Spero di svegliarmi domattina e scoprire che era solo un brutto sogno. E la faccia di Ale? Quando tuo padre gli raccontava della tizia all'università? Secondo me Ale nemmeno l'ha capito che papà pensava che io e lui stessimo insieme. A proposito, grazie.
Se non era per te a quest'ora... Lascia stare. E poi l'ho fatto anche per me, cosa credi? Il racconto di un'altra cotta di tuo padre non l'avrei detto. E a scuola? Un po' meglio? Insomma, non mi parla praticamente nessuno. Inizio a sentirmi un fantasma. Perché non ti apri un blog? Un blog? Beh, facile. Puoi metterlo sul server della scuola. Un blog? Basta avere qualcosa da raccontare. E tu di roba mi sa che ne hai parecchia. E potrei anche metterci tutte le mie foto. Ma come si fa? Beh, ti faccio vedere io. Fatti là, dai. Allora, come prima cosa, ci registriamo. Nella prossima puntata. Ciao Filippo. Un vero chiacchierone, eh? Ha già parlato abbastanza lei, mi pare. Beh, lei avrà parlato, ma tu il danno l'hai fatto. Infatti, io ho la mia bella punizione. Allora, come va il blog? Io ci ho scritto. Adesso vediamo. Ormai siamo alla vigilia della sfilata. Quindi oggi prove tecniche. Volevo chiederti scusa. Per mia ristorazione intendo. Sai, mio padre... Ecco, lui... Tranquilla. Cioè? Non è stato poi tanto male. E l'arrosto mi è piaciuto un sacco.